Salve a tutti signori, quest'oggi siamo qui con un'inquadratura che ai più anziani seguitori del canale potrebbe ricordare forse quelle che usavo in LG Invelag. Oggi però siamo qui a fare qualcosa di diverso, infatti quando accenderò Chrome, dopo che avrete giudicato tutto quello che c'è sul mio desktop dicendo ma Alex giochi a sta cosa, ma giochi a questa cosa qui, ma questo qui non mi piace. Eccoci su AliExpress, probabilmente molti di voi lo conosceranno come quel sito dove si comprano le cose 2-3 euro e arrivano dopo un mese e mezzo. Io ci ho comprato per anni anche delle cose costose ed è dove me ne sono pentito di più, tipo quando ho comprato il G2 che è arrivato con l'antenna, oppure dove ho comprato quel Note 5 che era per metà falso. Il concetto è che AliExpress nasce come store per i comuni mortali di Alibaba. Chiaro, non è come parlare di Gearbest, Top, Banggood, chi più ne ha più ne metta, perché AliExpress è più simile ad Amazon, voglio dire, fa da tramite tra voi e il venditore che vende fisicamente l'oggetto, ci mette diciamo questa sicurezza, li accorpa tutti nello stesso posto, è l'Amazon cinese, letteralmente. Andiamo a cercare ovviamente in italiano, perché con la traduzione forzata ed esagerata che utilizza AliExpress vengono fuori delle cose molto divertenti. Cercheremo degli oggetti abbastanza basilari, di solito io parto dai peluche quando voglio sganasciarmi a morte. Veramente in questo caso dovrei forse cercarlo in inglese perché plush. Allora, vediamo i suggerimenti. Vabbè, Disney, ma non possono vendere quelli ufficiali, quindi i nomi sono sempre un po' tutti intracchettati. Beb, gigante, kawaii e di nuovo Pikachu. Ah no, era Pokémon. Facciamo i Beb che hanno 114.000 risulta. Beh, non mi sembra che ci sia qualcosa che accomuna questi Beb peluche. È baby, forse per bambini? Non mi è molto chiara la dinamica. Ecco, c'è un'intera categoria di peluschi su AliExpress che appunto fa riferimento a oggetti reali o comunque in questo caso degli animali. E come vedete loro fanno queste anche foto carine dove mi fanno vedere che se apre c'è sta trota, che cazzo è? Cioè anche sto qui c'è una faccia un po', vabbè. Tu vuoi il peluche della tua spigola qua? Spagnoli, polacchi, coreani. Il riscontro sarebbero le review. Potete andare a leggere, quindi sto qua magari. Guardate, si è comprato il peluche, fa vedere che è lungo come la mano. Se andiamo anche a leggere la review, come vedete, cucita normalmente, quindi non bene, non male, normalmente, molto puzza. Io di lavaggio dopo lavaggio, questa cosa è giunta al termine. Forse ci sono arrivato. All'inizio sapeva di cinese totale e lui ha pure di strusare, disperato, è riuscito a farlo. Sì, poi qui scrive al lavare sfotaio, che su nessun sito trovate la quantità di review con i commenti in altre lingue tradotti male, vabbè, che ci sono su AliExpress, ma è impossibile, ce ne sono troppe, qui tutti partecipano. Questo qua l'ha dato al gatto, questo qua se li è mangiati, questo qua che ne è. Una cosa utile delle recensioni è che potete scoprire come è fatto veramente un oggetto al di là delle foto promozionali che mette AliExpress, cioè il venditore, e vi assicuro sono molto bravi, anche perché non so se avete notato, ma vabbè, insomma, voti altissimi, 90%, una stella l'ha data solo il bambino, ha ordinato un giocattolo e ne è venuto qualcosa che non è chiaro. Quindi vediamo cosa potrebbe essere arrivato. Ah, sì, in effetti gli è arrivato un biberon, no. Esatto, neanche io saprei dire cos'è questa roba. E questo era solo l'inizio. Ok, ci mettono delle persone che sono delle nane, non so, ma cioè, questa roba è gigantesca, ma chi è che va in giro con una cosa del genere? Ah, ci sono tutte le varianti. Vabbè, insomma. Ah, Gesù Cristo. Scusate, ma anche a voi sembra parecchio più triste di quello che si vede nelle foto? Questo ha fatto tutto l'unboxing. Prima è così, poi è così, poi è così, poi è così, poi è così. Qui, fieramente, questo cosa dovrebbe significare? Cioè, un prodotto buono, carino, morbido, teddy, senza odore. Si vede che sta cosa dell'odore è... Vedete che non dico cazzate quando faccio gli unboxing cinesi. Cioè, se una cosa cinese, non la vuoi. Ecco, sto già vedendo. Va bene, ve l'ho buttata lì, ma... Cos'è?
vi dico, se già nella foto non sembra tanto normale, vedrete che quelli che hanno spedito saranno messi peggio. No, solo 3 review senza neanche una foto. C'è solo un utente di AliExpress che dice molto piccolo e fine, basta. O qui sembrano tutti accettabili, ma di quali cavolo di ritardi soffre Mr. Crab? Poi devono ritrarli con queste posizioni delle braccia, uno è così, l'altro è così, questo qui è così. Cercando ancora mi sono imbattuto in questo omino di marzapane di Pessa, che praticamente è presente in più colore, che su AliExpress significa variante. In realtà non so, su AliExpress viene proprio tradotto variante con colore oppure sono loro rincoglioniti. C'è il 30 cm parola con la N, c'è il 60 cm, c'è il... e infine c'è il 50 cm ginger. Tra l'altro non sono neanche in ordine di grandezza. 30, 60, renna, 50. I love YouTube and be home. A good home must be stolen. Affermazioni molto discutibili qui dietro questo omino di marzapezza. Mi piace questa foto. Mr. Crab, scusate, sono tornato qua, ma no, non so, vorrei aiutarlo e chiaramente ha qualche problema. Pardon, non avevo notato come gli hanno chiamato di nome. Gary la lumaca, Capitano Krabs, che non credo si chiami così, Plankton, Squidward Tentacoli, SpongeBob, Patrick Stella, vi dici che... Poi vogliamo anche vedere i prodotti correlati premium secondo loro. Ci sono... Cosa sono? Dei fagioli che però dentro c'è la faccia di SpongeBob o dei Minion. Ci sono 18 stetoscopi, Pikachu e infine 5 vetri protettivi del Mi 8, credo. Non capisco se... Mi ha dato questi consigli in base alle mie ricerche, che dubito, non ho mai cercato stetoscopio per il dottore Oro Argento e né tantomeno del bambini del pisello, oppure se l'ha trovato con le cose che vende lui, o addirittura se... Scusate, mentre stavo cercando ho notato qualcosa di... Vabbè, se il Capitano Krabs di prima era messo male, questo qui veramente ha trasceso ogni limite. Ma scusate, quindi pare più che altro un alieno. Da questo, chiunque abbia mai usato almeno una volta Peluche Blasphemy, che è il mio pacchetto di sticker di Telegram, proprio interamente fatto da me, che vi assicuro non ne contiene più di blasfemi, e fa appunto il ritardo, cioè... letteralmente guardatelo in faccia. Tra l'altro, nota curiosa su quel pacchetto è che ha più di 20.000 installazioni e vengono sparati una media di 1.200 peluche al giorno. Probabilmente sono quello che lo utilizza di meno. Guardate, do minchia, guarda quella lì, usa solo lei. Anche qui correlati molto interessanti. C'è uno SpongeBob totalmente sproporzionato, una semplice poker catena e un Bookfong 4060. Come vedete si potrebbe andare avanti tutto il giorno. Per questa volta io vi lascio. Se vi piace questo format lo porterò altre volte, anche perché non mi costa niente, cioè accendo il computer, metto lì la camera e quando mi vengono a chiedere robe complicate che io proprio... Comunque questo qui li ha comprati tutti e già come vedete sono ben diversi dalle foto. Sono molto più normali nelle foto, a parte Patrick Stella. Vabbè, basta ora, ragazzi.